Está out of those beautiful women. Dio seleccionó Esther dalle tante belle donne. Even if she was a stranger, era persino una straniera, a foreigner like you and I, una straniera come noi. And God is also going to select you as a foreigner. E Dio ti selezionerà anche. God is going to use your descendants also. Il Signore userà I tuoi discendenti. God is going to favor them. Il Signore li favorirà. And His favor upon them is for a purpose. E la grazia che verrà su di loro ha uno scopo. For His glory to be revealed among people who do not know God. Allo scopo di far rivelare la gloria di Dio in mezzo alle persone che non lo conoscono. So that the name of the Lord will be preached among everywhere. In modo che il nome del Signore possa essere lodato da tutte le parti. So that testimonies about how great our God is and how marvelous His favor is will be known to everyone who doesn't know. Così la grandezza, così testimonianze sulla grandezza del nostro Dio verrà sparso anche alle persone che non conoscono. We have heard heroes of what God favor on from Monday up to Friday. We heard heroes of favor from Monday to Friday. Abbiamo sentito tanti Wednesday to Friday. Sorry. Abbiamo sentito tanti eroi di grazia da mercoledì fino a venerdì. When you talk about Abraham. Parliamo di Abramo. We can talk about Jacob. Giacobbe. He was favored. Hallelujah. Favorito. The Bible says, getting to his uncle, the Bible says that he was favored that among the things of his the flock of his uncle and not of Jacob, that of Jacob was wonderful. Fu, la Bibbia dice che Giacobbe quando arrivò da suo zio fu talmente favorito, la grazia di Dio era talmente grande su di lui a tal punto che se si confrontavano il gregge di Giacobbe rispetto al gregge di suo zio, quello di Giacobbe era molto più bello. But the call of Jacob and the favor of Jacob for a purpose was for a purpose. Ma la chiamata di Giacobbe e la grazia su Giacobbe avevano scopo. It was to raise a nation out of him. Era quello di innalzare una nazione. It was to create, you know, a name. That is to establish a name for God Himself. Era quello di stabilire un nome. Era quello di stabilire un nome per Dio sulla terra. Because God saw that it was through Jacob, Jacob and Esau. The Bible says they were what? They were twins. But the Bible says that God said, Jacob I loved, but Esau what? I hate. La Bibbia dice che Giacobbe e suo fratello Esau erano due gemelli, ma la Bibbia dice che Dio selezionò Giacobbe dicendo Giacobbe è quello che amo e Esau no. Somebody will say, but why should God discriminate and say, Jacob I love, but Esau I hate? Qualcuno potrebbe coraggiosamente dire, perché Dio deve fare il discriminatore dicendo io amo Giacobbe e odio Esau? Because God knows the beginning to the end. Hallelujah. Perché Dio conosce l'inizio fino alla fine. God knows the heart of everyone over here. Dio sa il cuore di ogni persona. God qui. Knows when He favors you, how you will use the favor, for He knows it. Dio sa che se Lui ti farà, se Lui ti favorirà, sa quale uso tu farai del favore. This morning, my team, I'm now coming to my team. Adesso vengo al titolo della mia prima. That is continuing in His favor. Amen. Che sarebbe la seguente: continuare nella Sua grazia. Hallelujah. Amen. Many times we are being favored, but we misuse that opportunity that comes into our lives. Molte delle volte siamo favoriti, ma facciamo un uso sbagliato della grazia che ci viene concessa. Hallelujah. And this is what God touched me and God gave to me that I should share with the people of God. E questo è l'argomento che il Signore mi ha toccato dicendo di condividere con suo popolo. As I said, Mary was favored for a purpose. Come ho detto, Maria fu favorita per uno scopo. If Mary was not careful, she wouldn't have been able to accomplish the purpose of which God favored her. Se Maria non fosse stata attenta, non sarebbe riuscita ad adempiere allo scopo della grazia che aveva ricevuto. We heard from our women that there was something in Mary. All of them spoke about Mary and said she was a humble lady. Tutte le donne da mercoledì fino a venerdì hanno parlato anche di Maria e tra le tante cose che hanno detto di Maria, una cosa in comune è la seguente, che Maria era una donna umile. Hallelujah. You see, God in His divine way always makes a way for us. But we are not careful the way, you know, to identify how God is making things for us.
Dio nella sua grazia divina fa sempre la strada per noi, ma molte delle volte non siamo abbastanza attenti a riconoscere la strada. That is the source of our fever. Questa strada è la fonte del nostro. We are not careful to look very well and keep well a good relationship with the source of our fever. Non siamo molto attenti a mantenerci in stretto contatto con la fonte della nostra grazia. You see, God sometimes may use Johnson to come into my life. Il Signore può anche utilizzare l'anziano per venire nella mia vita. And when God Johnson comes into my life, you know, to bless me or to help me in a way. E quando il Signore attraverso l'anziano mi aiuta in un modo o nell'altro. It was not Johnson who has come into my life, but it was God. It is God who has come into my life. Non è l'anziano che è venuto nella mia vita, ma è Dio che è venuto nella mia vita. But when I show disrespect to Johnson, ma se quando l'anziano viene nella mia vita io gli manco di rispetto. When I don't appreciate the things that Johnson is doing in my life. Quando non mostro apprezzamento su ciò che l'anziano fa nella mia vita. When I don't respect Johnson with my relationship with him, se non rispetto l'anziano a livello sociale. When I speak to Johnson any way that I like, you know, without knowing that he has come into my life for a purpose. Se gli parlo volgarmente anche in un modo rude senza sapere che è venuto nella mia vita con uno scopo, I will lose the favor that I am drawing from Johnson. Io perdo quel favore che dovrei ricevere attraverso l'anziano. Many times it happens in our Christian lives. Molte delle volte questo è ciò che succede nella nostra vita. We even know our normal job that we are doing. Persino il nostro lavoro normale che facciamo. God may touch your employer to, you know, in a special way, but one day that employer who was doing good to you will tell you that I don't need you again. Un giorno il Signore può toccare il cuore del tuo capo di lavoro e tu quel giorno sarai felice, ma un giorno